Guarda la tatuata anche. Sì, a parte l'orario, signori miei, ben ritrovati sul Resident Evil. A parte questo orario che richiama un po' la horror anni 90, mezzanotte e mezza. No, torna indietro. Che era bella questa visuale. A parte quello, insomma, ho visto di là, la mia morosa stava guardando Maria De Filippi, quindi ho detto no, guarda, io non ci sto. Non ci sto, signori, ben ritrovati. È il momento di varcare questa soglia. Ci vado con Billuz. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Abbiamo usato la scheda. Io sono tornato indietro per recuperare. No, sentivo se c'era qualche rumore. Per recuperare un po' di roba. Ho lasciato indietro. Mi sono curato naturalmente. Sono stato attaccato da 18.000 zombie. Intanto ho colto l'occasione per curarmi, fullarmi. Mi rimane una piantina. Un mix di piantina, quindi un altro full vita e una piantina verde che però è rimasta indietro. Becchina, questa secondo me al momento la puoi anche abbandonare. Comunque chi se ne frega. Adesso andiamo in avanscoperta con il nostro Billuz, sperando di non avere troppe sorprese. Qua fa un po' Silent Hill più che. Là c'è qualcosa che brilla. Spero che siano colpi della Magnum. In basso a destra, ma saranno cartucce. Umbrella. Ci sono dei silos. Sono colpi della Magnum, ragazzi. Sono proprio colpi della Magnum. Quindi proprio brutto segno. Brutto, brutto segno. Ok, il corridoio alla fine. Ma porca, ma cosa sto schiacciando, Dio santo, ma perché devi rompere i coglioni? Comunque, il corridoio non si è rivelato pericoloso per nulla al momento, ma questa stanza invece mi puzza. Questa mi puzza di boss fight, sicuro, sicuro. Niente, Becca, raggiungici. E sai cosa fai? Ci regali il mix di piante. Sperando che non salti fuori qualcosa qui, perché comunque non continua a non convincermi quel corridoio qua, ma per un cacchio di niente. Allora, ad esempio, io le acide te le lascio. Mi prendo questo per sicurezza e entro armato come un pazzo. Andiamo a vedere cosa ci aspetta, dai. Sono curioso, guarda. Ma ci scommetto l'anima. Filmato, ovvio. Boh, ce l'abbiamo. Filmato di una qualità orribile. Madonna, che brutti. Ma perché erano così brutti? Però è entrata anche lei, cazzo. Non è vestita così. Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Madonna, così? Wesker e Birkin. Oh, time to die, doctor. I will take over your Ma sono fatte, cioè veramente sono fatte male anche per l'epoca, quelle. Cioè, se voi andate a vedere le full motion video di Final Fantasy VIII, che è molto più vecchio di questo Resident Evil 0, sono opere d'arte confronto a queste qui. Io non capisco come mai le abbiamo fatte così brutte, boh, sì, comunque. Something wondrous happened. Non avevamo soldi da spenderci, che cazzo ne so. Bello, bell'uomo. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. Quindi sei Now I will have my ringiovanitissimo. revenge on Umbrella.
Ma perché ti sei vestito da porno massaia medievale? Come gestito? Che schifo, cos'è? Porca troia, che quanto è trash. No, ma cos'è? Un lumacone. Ok, sarà un bel problema. Sarà un bel... Porca puttana. Vieni via, che qua c'è, qualcosa da, fare di strano, di truchevole. C'è sicuramente qualcosa da fare. Vieni via. Vieni via, vieni via. Questo qua è tipo un forno. Ma porca, lo sapevo. C'è da chiamarlo questo. C'è una serratura, sembra che funzioni assieme al dispositivo situato al lato. Ehi, vacca! Aia, madonna, che puttana! Oddio! Ma basta! Guarda, guarda che sta fermo lui! Sta fermo, non posso far nulla! Perché non mi cambia il personaggio? Non potevo fare nulla, madonna, che gioco! Aiuto, madonna! Sono entrato da solo onde evitare una roba simile. Il gioco ti obbliga a farla in tag battle, però, cosa succede? Non puoi entrare nei menu! Non puoi fare nulla! Non potevo salvarla, non potevo entrare, non potevo passare a Billy, caricargli l'arma... No, ma io non ho parole, madonna santa, che palla, aiuto. Allora, cerchiamo di capire l'inghippo, perché sicuramente qua c'è qualcosa. Allora, freghiamocene un attimo, tipo... C'è una serratura, sembra che funzioni assieme al dispositivo situato a lato. Cosa ha fatto? Ma vaffanculo. Tiragli la molotov intanto. No, beccalo così. No, Billy, tira. Io provo a menarlo a sto punto. Aia. No, ma non venire da me, stronzo. Che figlio di topazia. Ma non mi fa niente, non mi fa. Billy. Billy, se ormai ha finito i colpi, sta lì, guarda. Billy, guarda. Eh sì, li ha finiti. Beh, non dice, ma ci provo. Proviamo con le acide. No, combattere non serve un cazzo. E vacca puttana anche. Seconda fase, vieni via, vieni via. Secondo me c'è qualcosa che ci scappa. Combina. Scambia. Ma no, tutto. Ok, proviamo a equipaggiare questa. Però io mi occupo di Becca perché... Siamo ancora su ok, ma... È la più debole. Ma secondo me c'è un trucchetto, c'è da azionare qualcosa. So che se non hai il tempo... Dov'è? Merda! Tanto che combatte, io provo ad andare in giro con Becchina. Tipo, c'è una serratura. Boh, io provo a massacrarlo. Ecco. Come cazzo l'ha presa? Sì, ma non muore. Cosa è successo? È morto! Ma era opzionale, quindi cosa sta succedendo nella mia vita e... Cosa ha perso?
Chiave... Ah no, le due chiavette le aveva lui. Quindi un'altra devi prendere te, Becca. No, andava solo picchiato, quindi, ma davvero? Ma io pensavo di, che qui sarebbero venute fuori le fiamme dell'inferno, tipo. Da queste. Da questi forni. Invece no. Invece andava solo menato. Ma porca. Vabbè. Ho sbagliato il tasto, scusate. Let's split up. Ok. Splera. Ok, tipo io faccio così. Merda, ho usato un sacco di colpi della mano. Lei no, perché è stronza. Però ragazzi, in questa fase qua, dopo che ci ha uccisi, proprio mi sono reso conto di quanto sia una rottura di cazzo in questo gioco il fatto di non avere i chiavi in mano, trofeo guadagnato, bello, il fatto di non avere i bauli comunicanti, davvero, cioè il discorso di poter lasciare a terra gli oggetti quando uno ne ha voglia di farlo, lo accetto anche, mi piace, mi ricordo che all'epoca fu un'innovazione, proprio la presi come wow, che bello, finalmente un grande passo avanti anche nel realismo. E l'avevo presa bene, infatti sono ancora d'accordo, però il fatto di perdere il baule comunicante, no, cioè non ce la posso fare io non l'ho... Qua ragazzi, davvero, dopo che ci ha ammazzato sto boss coglione, la strada per tornare, madonna, mi sono reso conto di quanto era lunga, poi mi è venuto il lampo di genio. E la madonna, quanta roba, ma siamo impazziti? Cosa sta succedendo? Poi mi è venuto il lampo di genio e ho detto, cazzo, ma dato che io ero entrato nella sala del boss, solo con Billy, però ci ha buttato dentro in automatico anche Rebecca, faccio entrare Becca direttamente e mi trasporterà, teletrasporterà automaticamente Billy. E infatti così è stato. Fì, ma fortuna, perché... Porco cane, se non fosse stato così, veramente... Avrei dovuto farmi 18.000 viaggi. Comunque tutta sta roba, come mai? Vabbè, abbiamo appena affrontato quel tipo lì, ci sta. Combina. Qua però adesso non la uso al momento. Questo prendilo su. Ho fatto male a non finire le granate incendiarie, perché adesso ho 18.000 posti per nulla. Questi non sono sovrapponibili, giustamente. Aspetta un attimo. No, a dire la verità, le ho usate tutte quelle incendiarie, due colpi. Queste sono quelle esplosive che alla fine... Però sono 6. Sì, ma sono più potenti le acide, sicuro. Sicuro, però due colpi di magnum io non li posso abbandonare. Assolutamente. Che cazzo lascio indietro, raga? A parte il fatto che adesso salviamo, aspetta, fai così. Merda, ma c'è un mega ascensorone che ci porta in superficie. Aia. Aia, ma sei scemo? Allora, io direi... Aspetta. Ah, no, ok, ho preso paura, pensavo che partisse in automatico. Facciamo così. No, vabbè, tu stai così. Becchina, te fa un lavoro, va. Dato che qua magari non si torna più giù. Abbandona sulla... Non me lo mette sull'ascensore. Che gioco di merda. Boh, posto, fine. Gioco di merda, assurdo. Assurdo, veramente. Assurdo. Assurdo. Vedi, vedi perché non funzionano alcune meccaniche. Perché sono pensate. L'idea c'è, però alla fine è una puttanata. Io adesso devo curarmi assolutamente.
Però chi curo? Sono in attenzione leggero entrambi, quindi sono abbastanza felici e contenti. Però vedi, cioè io non posso abbandonare un oggetto qui, non posso portarmelo dietro. Impossibile lasciare l'oggetto qui. Che cazzata, cioè. Se mi fai che devo appoggiare gli oggetti, me lo devi fare o tutto o niente, no? Che dove vuoi te? Adesso se io vado in superficie, qua giù non ci si può più tornare, magari, che io non lo so, magari si può tornare, però se succede qualcosa per cui io non posso più tornare indietro, cosa faccio? Me lo taglio? Che palle. E non sapendo questa cosa, io a sto punto... E niente, dai. Curiamo becca. Con un full health inappropriato in questo momento, perché devo lasciare giù Link Ribbon. Mi riprendo questo. E siamo a posto, no? Per quello che vale. No, l'ho tolta, dai, tienta. Tengo la pistola dell'amore. Roger. Vieni su, ciccia. Ma si spara. Se vuoi sparare col pompa, spara. Che cazzo mi frega. Per fuggire. Ovvio che voglio fuggire. Cosa vuol dire? Ma era... era l'ultimo boss? Beh, troppo semplice. C'è un'altra fase di quel boss lì, sicuramente. Non me lo ricordo quel boss. Ecco. Ecco, strano, figo, questo è un déjà vu. Ah, beh, allora siamo vicini al landing. Adesso bisogna riuscire però a ammazzarlo quel tipo qua. Fortuna che il salvataggio è lì. Allora, quindi... Questi schermi neri... Madonna! Le full motion video della mutua! Orribile! Vabbè. Porca troia! Vieni via, becca! No, il gualon! Becca, scappa tu! Allora, questo qui... Sicuramente ci deve essere qualcosa... Niente, non... Non so, ragazzi, cosa... Non ricordo se c'era la possibilità di... O il dover fare qualcosa assolutamente... Per indebolirlo, boh... Lei è già a sua attenzione, tanto... Allora, proviamo a far così. Diamo un'occhiata alla zona. Non combattere, becca, per l'aria che... Cos'è sta roba in alto? Queste leve qualcosa devono funzionare. Ma qualcosa dovrebbero funzionare, ma non me le tira. Non so, lo deve fare per forza lei. Aia. Non posso scambiarla perché sono a terra, forse. Madonna. Ho finito tutti i colpi, Cristo. Non posso muovermi, non posso muovermi. Ma perché non me lo scambia? Perché? Perché devo bestemmiare sto gioco, madonna? Finisci i colpi. No, non ci credo, ragazzi. No, ma è impossibile.
prima fase. Ecco, adesso devo girare quelle cose, ecco perché non potevo prima, ma che puttana. Unlocked. Follow me! Follow me! Solo che non ho più colpi, ragazzi. You work on the windows. Got it. I'll use my charm to extract your majesty. Ok. Aspetta però. No, non ci credo, voglio i colpi. Sapere e potere, trofeo guadagnato. Voglio i miei colpi esplosivi. Manuale di funzionamento del cancello. Per aprire l'eliporto nel caso di emergenza, eseguire le istruzioni qui sotto. Infatti, tutto in tempo reale, ragazzi, mentre lei ci sta divorando. Lo stiamo leggendo mentre ci sta mangiando. Sbloccare la sicura. Nella stanza ci sono 4 meccanismi di chiusura che devono essere attivati in questa sequenza. No, non ci credo. Cosa vuol dire? Lato sud-ovest. Lato nord-ovest. Lato sud-est. Ma in un gioco dove la visuale isometrica non... strana, non capisco di qual è il nord-ovest, sud-ovest. Girare le maniglie di ciascun meccanismo per sbloccare il cancello. Ma praticamente mi stai dicendo che non serve un cazzo? O devo farle proprio in sequenza vera, vera, nuda e cruda? Boh, non lo so. Non lo so, ragazzi. Io provo a fare... Ok, lei qua già sta cercando di... Scambia finalmente. Mi prendo questo. Tutto, poi faccio combina, poi faccio scambia, mi prendo questo, aspetto di usarlo perché sono un bullo e distraggo la regina. Ok, sei un po' indebolita almeno. Sì, vieni dietro a me, madonna, vai su, vai su. Ma non mi spruzza, brava. Brava becchina. No, che stronzo, dove andai? Ma che figlio di troia. Devi venire da me, pezzo di merda. Lascia stare becca. Da me. Godili. Aspetta, aspetta, no, no, scusa. Attenzione, attenzione anche lei, madonna. Madonna santa, devo starle vicino che se mi muore. La smetti di andare da lei? Ma quanto sarai stronzo? Ok, vi guardano, c'ha il culo che sembra un... Brava. Però è scriptato, quindi adesso ci ritroveremo dove non si sa. No, ancora qui. Oh madonna, mi devi trovare, no. Lizzo. Cazzo. Lasciala stare. Guardala che furba che è. Madonna, ma qua Becca sta dando il meglio di sé. Però ho finito... Figa, ho veramente... Ragazzi, ho veramente finito tutto. No, io nel vero c'ho... questo fucile... Sono troppo lontano. Niente. Cerchiamo di punzecchiarlo un po'. No! Devi lasciare stare Becca! No! Quanto sono messo? Ok? Aiuto! Grande! Grande Becca! Ma ce n'è un altro? Aia, aia, aia. Aspetta Becca, stammi vicina, che mi serve il pompa, ti prego, dammi il pompa. Ma guarda quanto sei stronzo, aspetta. Ok. Allora, io direi di tentare il tutto per tutto.
se riesce a attaccare ancora una volta Becca, passiamo su di lei, la curiamo. E noi cerchiamo di attirarlo, cosa vuoi che ti dica? Adesso invece che sparare ai 2000, cerchiamo di punzecchiarlo un po', attirare l'attenzione. Tipo così, Becca, non ti incastrare su di me! Vieni qua, vieni qua. Ok. No. No, non Becca. Cosa sta succedendo? Ce l'ha fatta, grande Becchina. Brava, cazzo. Adesso terza fase senza armi, va bene, a parolacce. No. Vai, ma guarda, non pensavo, sai? Che bella la luce del sole. Vivida, cazzo, che è più bella anche la grafica, porco. Oddio! Il regalo di Barry. Tua 5-7 col Python. Penso proprio di sì, sai? La uso io? Veramente, grazie. No, la usa lui nel filmato. Feast on this. Certo. Questo però è fatto meglio, chissà perché. La Madonna, punta cava, entra un buco di un centimetro, ma in uscita. So cazzi amari. Ah, ma salta addirittura un... E comunque è l'ultimo boss che... Madonna quanto è... Michael Bay! Aiuto! Comunque sì, l'ultimo boss che mi aspettavo di tribolare come un demente. No, adesso ho capito perché tutti... Cioè la maggior parte delle persone giudicano il pipistrello, il più figlio di puttana tra i boss dei Resident Evil, ma... Effettivamente su difficile è la casualità, se ci arrivi con poche armi e poca vita è un casino. Beh, che culo uscire da quella situazione qua per ritrovarsi in Resident Evil 1, tra l'altro. Madonna se sono brutte ste fulmoni, Madonna. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Guardalo come si muove. Vabbè. Grande. Grande Billy, con la personalità di un comodino. Rebecca, dottoressa della fava. Madonna, sei brutta questo filmato è orribile. Ma io se fossi in te, Becca, sì, più che andare dentro a quella cazzo di villa, andavo in vacanza. Fischia, ragazzi, abbiamo terminato Resident Evil 0 Hard. È stato un viaggio lungo, tortuoso e ribadisco, mamma mia di trama. Quanto sei stato bruttino, sia all'epoca ma oggi più che mai, poi con questi fantastici filmati incredibili, no? L'ultimo boss, sinceramente, la parte iniziale fino a metà, secondo me, è molto più difficile che la parte finale in questo gioco maledetto. Comunque, vabbè, dai, saltiamo pure. Trofeo guadagnato, impressionante. Trofeo guadagnato, assetato di sangue. Poi me ne ha dato un altro che non ho fatto in tempo a leggere. Votazione D, abbiamo salvato tantissimo. Madonna, colpi 686, eliminati 116, 9 ore e 40. Attenzione, un gioco che è finibile in un'ora e mezza. Vabbè, ma quello si sa. La prima run è sempre così. La modalità Leak Hunter è ora disponibile. Cioè sono...
Gli hunter invisibili per la casa. Potrebbe essere, ma non la giocherò mai nella vita. Vai tranquillo. La modalità Wesker ora disponibile. Questo è Wesker di Resident Evil 5. Ma che cazzo è? Ma questa qua è una roba nuova. Cioè, c'è Rebecca che è al posto di Jill praticamente, al dispositivo che ha Jill in Resident Evil 5. Questa non la conosco, giuro. No, ragazzi, cioè, io non ci credo, ma questa qui è un'aggiunta, è un segretone che c'è solo in questa modalità. Non lo so, forse finendolo su difficile. Io non ne avevo mai sentito parlare. Comunque, nel gioco originale non c'era di certo, ma perché io non l'avevo giocato difficile e l'avevo finito una volta e basta. Comunque, ora puoi giocare con Wesker. E il Wesker che fa le mosse di Resident Evil 5, quindi alla Matrix, alla Goku, ma soprattutto non è, i filmati mostrano Billy, che tristezza, ma no, che amarezza, ragazzi, qua potrebbe esserci veramente un funny moments, potrebbe saltarci fuori usando Wesker, madonna, potremmo demolire gli zombie a pugni, incredibile. Beh, fatemi sapere se magari vi può interessare qualche appuntamento col nostro pettinatissimo agente in incognito dell'Umbrella. Signori, ce l'abbiamo fatta? No, ti prego, non ricominciare adesso, il tuo incubo è cominciato, va bene. Comunque ce l'abbiamo fatta, abbiamo terminato Resident Evil 0. Io rimango della mia idea. Guardala. Oddio, Madonna, ma è demoniaca. Ma che figa che sei così, becca. Ma siamo ancora su difficile? Non lo so. Penso di sì. No, ma che ficatissima. Ma guarda che occhi, madonna, cattivissima, cattivissima la nostra becca, madonna. Signori, io rimango della mia idea, come gioco in sé, sì, tecnicamente stupendo perché ancora oggi proprio graficamente non sfigura, guarda che roba, che bei filtri, che bella grafica. Filmati, vabbè, lasciamo perdere, a parte i filmati. Come nemici, come storia, come personaggi principali, zero, insomma, non hanno il carisma dei veri protagonisti di Resident Evil, di un Jill Valentine, di un Leon, Claire, Chris, insomma, mi spiace, ma non c'è nulla da fare. Gioco ha delle meccaniche per l'epoca innovative che possono piacere, a me sinceramente lasciano più lati negativi che positivi. Questa modalità demone è fichissima, Rebecca, così, cazzo, la vorrei sempre, così Shinigami sembra. Signori, io vi saluto, vi ringrazio e abbiamo liberato un posto per un nuovo titolo horror. Fatemi sapere cosa vi potrebbe interessare vedere. Ecco, sul canalissimo io già un'idea ce l'avrei, sempre di questo brand, lo sapete bene, però tenete conto che ormai a breve dovrebbe uscire anche un bel titolozzo da farci scagazzare sotto. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e vi mando ad un prossimo video sul canale. Ciao a tutti!